Gentili telespettatori, buona notte, benvenuti a questa edizione di Tele Italia. Facciamo un aggiornamento sugli ultimi numeri in Italia. E vediamo che adesso che ore sono? Le 4, quasi le 4 del mattino. E vediamo che in Italia i casi sono 453, mentre i decessi sono 12. In totale nel mondo i casi confermati sono 82.152, i decessi sono 2.800, i ricoverati sono 32.828 e vediamo che la gran parte sono in Cina, 78.497. Abbiamo avuto poi un boom in Sud Corea che è passata in poco tempo, ha raddoppiato da 700, è passata a 1.595 casi e il terzo posto purtroppo è l'Italia con 453. Poi abbiamo il Giappone con 189, l'Iran 139, 93 a Singapore, 91 ad Hong Kong, 60 negli Stati Uniti, era poco tempo fa 53, 40 in Thailandia, 33 in Bahrain, 32 Taiwan, 27 Germania, 26 Kuwait, 22 Australia, 22 Malesia, 18 in Francia, 16 in Vietnam, 13 in Spagna, 13 in Inghilterra, 13 negli Emirati Arabi Uniti, 11 in Canada, 10 a Macau, 5 in Iraq, 4 in Oman, 3 nelle Filippine, 3 in Croazia, 3 in India, 2 in Israele, 2 in Russia, 2 a Libanon, 2 in Finlandia, 2 in Svezia, 2 in Pakistan, 2 in Austria, 1 in Afghanistan, Nepal, Cambogia, Norvegia, Algeria, Belgio, Georgia, Nord Macedonia, Svizzera, Brasile, Romania, Egitto, Grecia e Sri Lanka. C'è da dire che in molti paesi non risultano casi o sono pochi i casi perché non hanno modo di capire quanti siano, proprio per mancanza delle strutture, mancanza dei tamponi. Quindi attenzione che in molti paesi magari c'è, magari non dicono nulla per evitare problemi economici, non dicono nulla, ma tanto è come un'influenza. Quindi in molti paesi magari che hanno 3, 4, 5 casi, magari sono molti di più, però non riescono a individuarli, quindi li scambiano per delle morti, per i decessi li scambiano per decessi, per questo, quel quadro clinico o per una normale influenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.